Le regole si scrivono insieme e quindi Renzi fa bene a coinvolgere anche i partiti di opposizione e non vi è dubbio che il leader di Forza Italia sia Berlusconi, quindi trovo fuori luogo critiche o un particolare stupore su un incontro che credo ci debba essere, che sia assolutamente normale. No, io la voglio la legge elettorale nuova. La vuole? Assolutamente. Ha giudicato Berlusconi. Oh, diciamo sempre. Renzi e Berlusconi si incontreranno. Bene. Berlusconi, per quanto io non mi piaccia affatto, è una personalità politica. E quindi ed è rappresentante di una forza politica e di un certo numero di parlamentari, per cui oggi alzare un polverone su un incontro con Berlusconi è francamente pretestuoso. E quindi si ragioni con i delegati, Berlusconi è un pregiudicato. È un errore politico di dare fiato a un personaggio politicamente quasi morto? Sì, per me è un errore politico. Ho detto, per noi, per quanto riguarda la legge elettorale che va fatta subito, bisogna partire dalla maggioranza. In questo momento pare che all'interno della maggioranza che sostiene il governo ci sia un'intesa sulla cosiddetta legge dei sindaci, quindi non capisco perché su questo, se c'è davvero questa volontà, non si persegua. Poi se ci sta anche Berlusconi, tanto meglio. Questa è la preoccupazione fondamentale che io ho consegnato a Matteo Renzi, dicendo che bisogna lavorare per ricostruire l'alternativa, per ricostruire la coalizione dell'alternativa, che bisogna farlo regalando all'Italia una medicina buona, che è quella di un sistema elettorale che ci liberi dalla più incredibile vergogna prodotta da Berlusconi e dalla Lega Nord, diciamo il Porcellum. Abbiamo bisogno di un sistema elettorale che difenda due principi fondamentali, la governabilità e la rappresentanza democratica. Noi ci poniamo in linea con quello che ha detto la Corte Costituzionale. Noi vogliamo che venga stabilito il giorno delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso e noi vogliamo che venga restituito ai cittadini il diritto, dovere di scegliere i propri parlamentari attraverso il voto di preferenza. Noi pensiamo che doppio turno e voto di preferenza siano essenziali per rispondere alle esigenze che sono state evidenziate dalla Corte Costituzionale. È iniziato in questi giorni il percorso di creazione della legge elettorale del Movimento 5 Stelle. È la prima volta che i cittadini dettano le regole del gioco e non i partiti. Il Movimento 5 Stelle vorrà inserire in Costituzione questa legge elettorale. Adesso lavoriamo, però lui dice che bisogna fare, no, secondo una nota parodia che gli viene fatta, che si faccia qualcosa perché siamo un po' impallati. Il rimpasto è un tema all'ordine del giorno, secondo voi? Beh, domani la De Girolamo in aula sarà un passaggio drammatico, insomma, da questo punto di vista. Rischia di diventarlo quasi di necessità un tema. Poi non piace la parola rimpasto, chiamiamola rimpasting all'inglese, che secondo me a Renzi piace di più. No, per il resto, come ho detto, io ricordo bene quella conversazione e dirò domani in Parlamento tutto ciò che ho da riferire. Sono molto serena, anche se molto stanca, e ho grandissima fiducia nella magistratura. Noi abbiamo scelto, come ho detto oggi in commissione congiunta, il porto di Gioia Tauro proprio perché è un'eccellenza dei porti italiani e che fa 3.000 operazioni come queste durante tutto l'anno. Quindi se dobbiamo chiudere il porto per questa operazione, dobbiamo chiuderla anche per tutto l'anno. Io credo invece che bisogna andare orgogliosi delle eccellenze che ci sono, del fatto che possiamo fare sempre in Italia operazioni di trasbordo come quelle che appartengono alla categoria delle sostanze chimiche in oggetto, che ripeto si svolgono in quel porto durante tutto l'anno, le si possono svolgere in sicurezza e con altissima professionalità, di cui l'Italia va orgogliosa e anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti va orgoglioso, proprio perché si dimostra che anche al sud c'è un porto che compete a livelli europei. Io credo che la richiesta che noi abbiamo fatto, oltre che le garanzie che sono date, che ovviamente le operazioni non si svolgeranno a terra, è solo un trasloading, eccetera, sia quella della sicurezza complessiva, che sarà, non a caso sono stati coinvolti le organizzazioni internazionali, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni.